Il taglio delle tasse è fatto con un insieme di riduzione di spesa permanenti, che è la parte più importante, più un margine di flessibilità che chiederemo all'Europa, come abbiamo già chiesto l'anno scorso, visto che stiamo facendo tutte le riforme importanti con grande determinazione e rapidità, crediamo che l'Europa ci concederà uno spazio di flessibilità un po' più ampio. A quanto ammonterebbe? Questo lo vedremo. Lei nel 2013 aveva giudicato l'abolizione dell'IMU ingiusta e un errore. Ha cambiato idea ora? No, o meglio, spiego. Io ho ritenuto una manovra fiscale fatta solo di tasse sulla prima casa sbagliata. Qua parliamo di una riduzione di 3 miliardi e mezzo su un complessivo, su una complessiva riduzione di quasi 60 miliardi, parliamo di 5%. Allora, in questo contesto la riduzione della tassa sulla prima casa ha l'obiettivo di ridare fiducia alle famiglie. Importante ricordare che noi nel frattempo non solo abbiamo rimesso la tassa sulla prima casa, ma abbiamo cambiato i nomi, abbiamo fatto tale confusione che ha creato ansia, paura, e l'obiettivo di questa mossa è proprio dare questa fiducia e tranquillità alle famiglie. All'interno di una manovra complessiva di quasi 60 miliardi, questo ritengo una strada giusta. Come questa abolizione della tassa sulla casa per ridefinire una local tax, significa che ci sarà una local tax già con la prossima legge di stabilità? Adesso speriamo di poter a questo punto non solo fare la riduzione ma anche la semplificazione in questo senso. Quale fonte di gettito per i comuni? Perché ma il problema, i comuni li si dà soldi in modo diverso, non è questo il problema. Garantiremo la compensazione di queste risorse. Ma questo vedremo, però questo è un fatto tecnico contabile, non è un problema di sostanza. Senta, l'ultima cosa, sappiamo che il Palazzo Chigi sta lavorando anche alla revisione degli sconti fiscali, quindi detrazioni, deduzioni, questo anche sarà nella legge di stabilità? Diciamo, questo è una delle aree che stiamo valutando. Sarà nella legge di stabilità? Tutti questi interventi troveranno luogo nella legge di stabilità. Senta, lei oggi ha annunciato una vera e propria rivoluzione che partirà da domani con una nuova organizzazione per gli acquisti della pubblica amministrazione. Esatto, noi abbiamo già previsto l'anno scorso che gli acquisti della pubblica amministrazione passassero a una trentina di centrali di acquisto delle regioni e delle città metropolitane, e questo sta avvenendo. Domani partirà in modo ufficiale questo cambiamento. Senta, ma in che modo la sua revisione della spesa è diversa o uguale rispetto a quella dell'ex commissario Cottarelli? Beh, prima di tutto Cottarelli ha fatto un ottimo lavoro, tant'è vero che abbiamo fatto già quest'anno delle importanti riduzioni della spesa pubblica. Noi abbiamo ripreso molto dei temi. L'approccio rispetto a quello precedente è che è orientato su base di più anni, cioè noi ragioniamo con l'impostazione di una revisione dei meccanismi per i prossimi 3 anni, quindi questo consente di fare interventi organizzativi, di cambiare i sistemi di controllo, di cambiare proprio i veri meccanismi della spesa pubblica. Il suo predecessore Cottarelli aveva detto che senza un taglio della spesa di 10 miliardi sarebbe stato necessario aumentare le tasse. Voi avete trovato i settori dove tagliare? Questo è l'obiettivo, rispetteremo questo obiettivo, sì. È previsto un intervento per arrivare in fondo? Le coperture del progetto, è previsto un ulteriore intervento sulle pensioni? Questo perché no, avendo sentito Paolo, cioè, c'è ancora spazio di manovra per aumentare le pensioni? Non ci sarà, abbiamo già detto che non ci sarà un intervento sulle pensioni. Ciao.